State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Questo è il podcast di Viaggiare con Lentezza, io sono Cristiano e oggi sentiamo chi viaggia con lentezza correndo. Pronto? Eccomi. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera a te. Nome, cognome, data di nascita. No. Non ho problemi, figurati. Allora, io sono Alessandra Sperti, ho 46 anni, non ho problemi a dirlo. Mi piace tantissimo lo sport e il mio sogno è correre il mondo. Ecco, io infatti di te so poco, ma quel poco che so, sì, che sei una maratoneta che sì, viaggia correndo. Che viaggiare, esatto, viaggiare con lentezza correndo dovrebbe essere il tuo, esatto, modo. Anche perché io corro lentamente, cioè non faccio i record del mondo, quindi diciamo che il percorso me lo gusto. Tra le tue imprese hai viaggiato correndo sulla muraglia cinese. Che sulla grande muraglia, sì, sì, che è un'esperienza unica, indimenticabile, è veramente una cosa che non dimenticherò mai. Uh-huh. Io sono stata anche in Norvegia per correre con il sole di mezzanotte, uh-huh, però la grande muraglia è la grande muraglia, secondo me non è uguali, anche se il mio prossimo progetto è il Machu Picchu, quindi ora vedremo. Ho letto, ma che cosa rende speciale questa corsa sulla grande muraglia? Non esiste traccia di costruzioni umane se non la grande muraglia, poi è tutta natura selvaggia, non si vedono città, non si vedono macchine, non si sentono rumori che non siano dei rumori della natura, è un paesaggio stupendo, un'aria pulita, è unico. Quindi è unico. È la natura che fa da padrona. Sì, esatto. E i turisti che ti vedevano arrivare correndo e andare via correndo? Ma sulla grande muraglia in quel giorno non c'erano turisti perché era riservata a noi. Quindi dopo la grande muraglia abbiamo attraversato il villaggio cinese e lì c'erano non tanto i turisti ma c'erano proprio i cinesi. Uh-huh. Ma un villaggio tipicamente cinese, cioè non come Pechino che comunque va verso un'occidentalizzazione, tra l'altro anche mal riuscita. Era proprio un villaggio cinese con questi bambini ai bordi delle strade, scalzi, calorosissimi, ti offrivano l'acqua, ti portavano la banana, ti davano il 5, sorpresi poi perché abituati agli occhi a mandorla, certo, loro sono sorpresi di vedere i lineamenti occidentali, quindi ti guardano con curiosità. È bello, Pechino non mi è piaciuta, ma il villaggio cinese è stato bellissimo. E quindi viaggiare con lentezza, secondo te che cos'è che dà in più? La velocità ti fa perdere i particolari, i dettagli. Secondo me i dettagli e i particolari fanno la differenza. Un viaggio in macchina, un percorso in macchina non è come un percorso a piedi, perché a piedi senti il percorso, quindi ascolti i rumori, senti gli odori, senti il contatto con la terra, tocchi con mano il percorso. Il mezzo di trasporto comunque crea una barriera fra te e tutto il resto. Capisco che in alcuni casi è indispensabile, però camminare o correre, secondo me, ti fa percepire di più il viaggio. Perché viaggi? Qual è il... A me piace il viaggio in sé, non il permanere in una località. A me piace proprio il viaggio, l'attraversare, vedere come cambiano l'abbigliamento, le usanze, la lingua man mano che si va avanti. Mi piace vedere come cambia il modo di essere delle persone viaggiando. Nel momento in cui si arriva in una località, sì, ok, va bene, un giorno, due giorni, ma poi a me piace proprio spostarmi, attraversare, quello che mi piace. Ho notato che chi viaggia con lentezza, quindi chi non fa il turista, chi non fa il viaggiatore a 300 preconfezionato, ecco, ha come caratteristica imparare dal viaggio. Esatto, io sono una viaggiatrice un po' sprovveduta, nel senso che
non lo so, prima di andare in Cina avevo studiato lo spagnolo, oppure non vado mai a vedere prima il tragitto o la pianta o la mappa o dove andrò a dormire, no, io lo voglio scoprire in itinere. Ovviamente questo ti espone a un po' di imprevisti, a un po' di sorprese, spiacevoli o piacevoli, ma comunque è anche questo il viaggio, certo, per me. Invece le difficoltà quali sono? Quelle più ricorrenti? La difficoltà sta proprio nell'improvvisazione, a volte ammetto le mie lacune nella lingua. Lo spagnolo in Cina, sì, esatto, quello è stato un grande ostacolo e un grande problema. Lo ammetto lì, insomma, sono stata un po' sprovveduta, però anche perché noi avevamo una come guida un cinese che parlava inglese, sì, che dopo un corso di spagnolo, insomma, lo capisci benissimo, certo. Quindi io praticamente cercavo di cogliere gli sguardi delle persone per capire cosa stesse dicendo, se una cosa positiva, negativa, preoccupante o bella, però non ho capito niente, assolutamente niente di quello che ha detto, quindi sicuramente mi sono persa un bel po'. Ma sei sopravvissuta comunque? Assolutamente sì. E comunque ti sei arricchita? Certo, anche perché andando, diciamo, da ignoranti, tra virgolette, nel senso che se non hai schemi, sei più predisposta a imparare. Ecco, questa cosa a me piace tantissimo, non hai schemi, secondo me sì. Il fatto di non avere schemi in un viaggio e comunque non avere schemi neanche nella vita di tutti i giorni, esatto, ti aiuta, esatto, a vivere meglio anche il rapporto con, esatto, gli altri, perché diventa tutto più vero. Non viene protocollato, etichettato, schematizzato, no, è vero, è così com'è, punto, così com'è, come si sente. E adesso hai deciso di andare, vorresti andare a Machu Picchu? Sì, il mio prossimo progetto è Machu Picchu. Che lì sono sempre in alto. Che correre in alto, se non sbaglio. Infatti, comunque è necessaria anche una certa preparazione, però Machu Picchu è deserto. Sì, deserto. Anche il deserto. Particolare che ti attrae? Io avevo, in questo periodo adesso, insomma, sono un po' più riluttante visto quello che accade in giro, però avevo visto il Sudafrica. Uh-huh. C'è anche la riserva naturale nei pressi di Johannesburg, perché anche lì c'è una bellissima maratona, si chiama Big Five, dove fa vedere, si attraversa questa riserva naturale in cui ci sono le 5 specie animali più grandi al mondo, quindi elefanti, giraffi. Questa cosa è molto bella, perché si chiama Big Five, occidentali che andavano a fare la caccia grossa. Esatto, quindi probabilmente sì, si sono ispirati a quello. Big Five erano i 5 capi, naturalmente, che dovevano essere presi per avere la patente di, esatto, cacciatore, che sia stata, esatto, trasformata in corsa, mi sembra una cosa fantastica. Bellissima, esatto. Quindi i Big Five non sono più da ammazzare a pendere sopra il caminetto, ma sono da vedere. No, sono da guardare, da, esatto, guardare da una prospettiva molto particolare. Esatto. Ma quindi ci sono delle maratone in giro per il mondo organizzate in luoghi non troppo convenzionali? Beh, io, sai, da, esatto, fatto ignorante, conosco la maratona di New York, la Stramilano. Vabbè, ma quello è una maratona, con tutto rispetto per la maratona di New York, ma una maratona commerciale, cioè, certo, sicuramente sarà bellissima New York, però non lo so, a me non incuriosisce, per come sono io, è troppo commerciale. Preferisco cose più atipiche, come questa. E oltre a questa qua del Sudafrica, anche quella di Machu Picchu è una maratona organizzata, oppure? Machu Picchu no, per adesso non ho visto maratone, anche perché data l'altezza non so se se ne possono fare o no, però io ci vado, cioè io ci andrò e correrò e vi manderò le foto e i filmati. Bene, non vedo l'ora. Poi che fare... lingua? Beh, lì lo spagnolo è già più... Consiglio un ripasso. Peccato che adesso sto studiando inglese. Per giusto contrappasso dovessi dare il cinese e siamo a posto. Vabbè, ok. Ok, a me sembra che questo può bastare. Dimmi tu, sì, se vuoi rimarcare, far notare. Io dico che dobbiamo rivalutare il viaggio alternativo.
perché si impara tanto, ne beneficia il fisico, lo spirito, e secondo me anche i rapporti umani. Assolutamente d'accordo con te. Appoggio la tua idea del deserto, che è uno dei posti che secondo me almeno una volta nella vita va visto. Anche secondo me, come la Grande Muraglia, ribadisco, quella mi almeno manca. una volta nella vita va vista, perché è veramente unica. Quella mi manca, ma il deserto è un posto, ti assicuro, quando ci andrai ti sconvolge. Sì, ma infatti ne sono sicura, quindi è una delle mie mete, sì. Perfetto. Va bene. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a te simpatia. Cristiano. A presto. Grazie, ciao, buona serata, ciao. Avete ascoltato il podcast di Viaggiare con Lentezza. In ogni episodio vi proponiamo le storie di viaggiatori atipici, gente che ha deciso di esplorare il mondo prendendosi il tempo necessario. Restate sintonizzati con noi per ascoltare nuove avventure. A risentirci alla prossima tappa.